Oh, vedi, dovevo farlo scadere. Quello che devi, fratello. Ghiacciale una spazio in movimento. No, dovevo farle proprio scadere, allora ci riuscivo. Era mezz'ora che ero qua. Finché gli dei rabboniranno. Siamo freschi. Da parte che Ludo, te l'ho detto anche a te, è partita proprio male oggi e sta andando un po' così così. È riuscita anche a non me ne sono accorto. Una cosa è certa, sono bravissima a buggare Assassin's Creed, perché quel gioco lì ce l'ha con me, quello sì, ma da anni, questa cosa. Mimir, blastatore nordico della mia vita. Oh, Dio mio. Cioè, ho dovuto fare tutto quel casino per fare questo? Non potevo lanciare l'ascia. Allora, parliamone, perché non è possibile che quando ci giocavo io mi si sono buggati tutti uno dietro l'altro dal Brotherhood in poi. Cioè, ho capito che un gioco è buggato, va benissimo, c'ha i suoi problemi, d'accordo, ma da Brotherhood a Assassin's Creed 4 veramente è stato un bug dopo l'altro, ma di quelli gravi, neanche robe piccole che dici cavolo, oh, me le levo subito, niente da fare. Io volevo prendere Cyberpunk per PC. Chiedi a Dario com'è. Che lui ha la versione per Stadia. Però penso che qua ho finito. Vabbè, usciamo di qua. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è okay. vero? Ok. Mi mancavano questi. Aspetta. Quanto mi mancavano. Immaginavo, guarda. Forse ci riesco. Uff. Guarda lì. Non è culo, è tutto calcolato. Ok. Questo cosa servirà mai? Sicuramente lo devo far esplodere da qualche parte. O però, anche se c'erano tutti quei bug, Cyberpunk era abbastanza divertente, eh? Almeno per quanto mi riguarda. E... quanto odio questa parte. Pure io. Che cosa... ah, forse devo far esplodere lì sotto? Oh, sbagliato. Esatto. Dovevo far esplodere quello. Che bello. Ok. Oh. Adesso leggo, secondo. Siamo così vicini, incredibile. Ma è veramente incredibile. Aspetta che sono troppo emozionata. Una volta buggato pure God of War, ho preso uno di quei nemici che con R3 prendevi e correvi con loro addosso. Sono salito sulle lame rotanti andandoci addosso in quel modo. Ah, a posto allora. Io non mi dimenticherò mai la volta che avevo la PlayStation 4 piena e all'improvviso ho visto che Piante contro Zombie, Garden Warfare... Oh, no, scusatemi,
Piante contro zombie, Nightmareville, che è l'ultimo che era uscito. Praticamente sono spariti tutti i personaggi, vedevo le mappe, volavo. Ho detto, ma non sono uno sviluppatore, cos'è successo? Praticamente se la PlayStation 4 è piena e tu sei dentro al gioco, per dirti guarda che tu non puoi giocare, ti fa questo scherzo qua. Ti leva tutti i personaggi, tutte le cose, e ti fa volare per le mappe. Una roba allucinante. Oppure c'era... Qual era il gioco più fastidioso? Aspetta, ce n'era uno. Per PC quello è. Dario, come si chiamava quel gioco lì dell'inchiostro? Quello che tutte le volte non salvava, che abbiamo fatto un po'? Adesso lo viene. Quello che a me piaceva, ma a te non tanto. Aia, che botta! Ripeto, che botta! Mi pare che si chiamasse Ink Machine qualche co... Esatto, anche io mi ricordavo quella parte. Comunque, quel gioco lì, ogni volta che diceva che stava salvando, in realtà non stava salvando. E non era per niente divertente questa cosa. Bendy, ecco, Bendy the Ink Machine. Ok, allora è venuta in mente perché. Sì, quello. C'è un bellissimo vizio che non salva la partita. Fa finta di salvare. E a me non piace per niente quando lo fa. Adesso leggo, eh. Aspettate un momento che qua la cosa è un po' più complicata del previsto. L'ho dimenticata che posso usare anche Atreus. Ho visto. Aia, aia. Ma perché mi devi rompere le scatole, dico io. Ok, uno è andato. Adesso non si può toccare questo. Ah, ok, perché è elettrico. Ancora no, scusa. Attento. Perché cavolo di... Non hai un bel aspetto. No. Mi mancava solo il fuoco dietro il sedere. Oh, ce l'avevo fatta. Dare un po' di vita però. Perché non mi date vita? Chi è? C'è qualcuno dietro? Ah, ok. Sono in fondo di là però. Aspettate, facciamo così almeno leggo. Che figata, ma voglio evitarmi di far giocare. Ma voglio evitarmi di far giocare o farmi giocare di più? Non lo so. Non ho capito il senso della domanda. Bendy, sì, era un bug di una delle versioni. Sì, quella PC. Te lo dico direttamente, quella PC. Che l'ho comprata tutta contenta. Bellissimo. Finisce così, eh? E poi alla fine ho avuto lo scherzetto. Un po' come Yomawari per PC. C'è un piccolo problema con il controller, che se tu non scarichi un certo programma non funziona. Dai, venite. Venite di qua, bravissimi voi. Su, corri, corri. Con la cosa della memoria piena intendevo. Ah, ok, ok. Sì, praticamente, allora, io stavo giocando tranquillamente, come ho detto prima, e se hai la memoria piena della PlayStation fa così, ed è una figata assurda, perché sono un po' spaventata anche, perché comunque, cioè, è una delle mie saghe preferite, ho detto, no, che cavolo è successo, però, ti giuro, mi sono divertita un casino. Che poi in realtà sono più belli i primi due, i Garden Warfare, non Nightmareville.
Neighborville è troppo corto e la storia, e se non ti piace il PvP lo molli praticamente subito. Invece l'altro sì, era molto bello. Devo capire. Ah, ma qua mi sa che torno indietro o sbaglio. Vabbè, tanto per sbagliato. Mi basta correre, dici, siamo sicuri? Io non ho tanta fiducia della mia corsa, ci provo, ma... Guarda come non ho fiducia... Guarda! No, avevo dubbi io. È bello che ogni tanto qualcuno ha fiducia nelle mie capacità. Ti basta correre. Sì, nella mia testa non è proprio così, però. Andiamo, alzati in piedi. Hai incasinato la trappola con l'ascia. Vabbè, succede. Adesso sono stati i nemici che mi hanno rotto le scatole. Prometto che prima o poi porterò un gioco tranquillo. Prima o poi. Ancora no. Sì, lo so, solo che oggi pazienza proprio zero. Quando mi partono male le cose. Eppure oggi ero anche abbastanza tranquilla, nel senso, ho conosciuto la mia cuginetta e tutto il resto, ma quando è successa la cosa di prima, ero talmente arrabbiata perché ho detto che cavolo, non è possibile, ogni volta che inizio a far qualcosa c'è sempre qualche problema. Sì, perché io sono fortunella con i miei social. Ah, a proposito, non fregherà niente a nessuno, ma lo voglio dire lo stesso. Grazie a, diciamo, il buon umore di mio padre, sono riuscita a prendere un libro firmato dall'autore di una mostra che sono andata a vedere domenica scorsa. Sono andata a vedere una mostra giapponese a Milano, bellissima, che costa 16 euro, ma li merita tutti, c'è niente da fare, ma vi giuro, sono i 55 euro secondo me miglior spesi della mia vita, ti giuro. Poi io adoro queste cose, cioè. Comunque, per chi vuole sapere di cosa sto parlando, è una mostra che fanno a Milano fino all'anno prossimo, a gennaio. Praticamente è sugli spiriti e i fantasmi del Giappone di Benjamin Lacombe, ma disegni impeccabili, le ambientazioni sono molto immersive, specialmente quelle del K che mi hanno fatto prendere un infarto bello che buono. E allora ho deciso di fare questa pazzia. Praticamente ha fatto 3 libri, sì? Su questo argomento. Sì. Ha fatto 3 libri, tra cui io ho preso il secondo perché mi piaceva di più, c'era la volpe Kitsune. E c'era proprio la leggenda della volpe e c'era il disegno proprio sopra. Curiosità, se non sbaglio, sono delle curiosità varie di storie appunto sugli yokai. Mentre storie di fantasmi, il primo, immagino che ci siano altre storie, ma comunque ogni stanza di quella mostra aveva una storia diversa. C'era la storia per esempio del bambino che dipingeva i gatti, c'era la storia della donna delle nevi e così via. Bellissima.
E i libri lo sono altrettanto, perché lì in fiera, cioè nella mostra, una volta che andavi nel negozio, lo si poteva sfogliare, quindi potevi vedere com'era all'interno. Qui, ragazzo, un altro. Sì. Si chiama Bergelmir. Meraviglioso. La mamma mia mi ha detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sì. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino. La Madonna. A dire poco. Un esercito ha fatto. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro, secondo le leggende. Sì. Su quello sono d'accordo. Vabbè, io sono appassionata al Giappone da una vita. Prima ero solo appassionata a anime, videogiochi, eccetera. Poi ho iniziato man mano con la cultura. Pensa che io ho degli amici, no, in Giappone. E oggi uno dei soliti che sentivo un po' più spesso è venuto a dirmi: guarda, WhatsApp lo sto usando poco, quindi è normale che non ti rispondo. E poi mi fa: sai che Giappone ha riaperto le frontiere, insomma, per gli stranieri? E ho detto: sì, non ti preoccupare, lo so già, quando potrò io e la mia truppa verremo in Giappone, già detto. Usa le gambe, fratello. Sì. Cerco solo di mangiare. Io su tutto, ogni cosa del folklore mi interessa e incuriosisce parecchio. Ecco, guarda, se, quando e se ti avanzano 25 euro, se vuoi puoi provare a prenderti uno di quei due libri che ti ho detto. I primi due costano 25 e il terzo, che si chiama Curiosità, 35. Io ho pagato un po' di più perché ho preso la versione con la firma dell'autore e altri gadget assieme. Il che non è male. Il che non è male per davvero. Penso che da lì potremmo arrivare. Lo vedi, Mimir? Nessuno può farcela da solo. Tra l'altro, gli ostacoli sono delle prove. L'ho veramente. Ho capito, saremo però. In disaccordo. Sì. Io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di dire. Ecco perché ce la faremo fino a. Dario, a proposito, a te qual era la stanza che ti è piaciuta di più? Il ragazzo. Visto che ci siamo andati assieme. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Sembra di non avertelo chiesto. È bello sentirti così. Tra una cosa e l'altra non te l'ho chiesto. A posto, eh? Ottieni l'oggetto misterioso di Tyr, ok. Sapevo che il tempio andava capovolto. Guarda, quell'albero a testa in giù. O siamo noi? Non lo so più. Sì, in effetti, non si capisce più niente qua. Io adesso sto cercando seriamente di imparare la lingua, in modo che poi dopo, se dovessi mai andare in Giappone, mi ragazzo, è più facile fare qualsiasi cosa. Pugnale. Ah, ok. A me forse. Io sono indecisa tra quella dei gatti. Allora? Che cosa abbiamo? E quella del K. Una specie di pietra. Forse del perché viaggio. Mi ha fatto spaventare, quindi mi è piaciuta. Fammela di vedere. Più. Cioè, ha fatto il suo lavoro. Per la grande Audumbla. Il terzo questa forse sarà dell'unità. Quello della katana. La conosci? Non ero sicuro. Quello della Arakiri. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. Faccio un esempio, diverse versioni del lupo mannaro sono abbastanza affascinanti, le versioni differenti dei troll. Sì, è vero. Sì, è così. Sì, quella con le farfalle e le volpi. Sì, ho capito tra i regni. Sai che non si deve deviare da quegli archi lì, praticamente sono quelli davanti ai templi. Adesso mi sfugge il nome, ma sono fatti apposta per proteggere i templi il e le zone sacre. Che adesso mi viene in mente praticamente uccellino, in giapponese si dice tori, ma non è quello il nome. Aspetta, la storia del K
Sai che me la ricordo poco e niente? Dovrei avercela la foto, aspetta che... Sì. Fammi vedere cosa devo fare qua e te lo dico, eh. Allora, tanto ce l'ho qua il telefono, quindi te lo posso dire tranquillamente. Fammi vedere un momento, eh. Un momentino solo. Quella dei K, giusto? Ah, praticamente c'è, è quella del, aspetta, del K che stava cercando di catturare il cavallo, è riuscito a fallire, quindi l'hanno catturato. Il K praticamente ha stretto un accordo con il villaggio e firmare un documento che attesta che il K non avrebbe più fatto del male a nessuno in cambio della sua libertà. Questa qua, praticamente. Ah, giusto, sì, quello del centro. No, in realtà, leggendo lì c'è scritto poche parole, che era stato catturato, hanno fatto un patto e poi sì, nel muro in alto c'era scritto: se gli offri un cetriolo sarai salvo, praticamente, perché loro mangiano anche i cetrioli. Mi piacciono molto. Ma comunque sì, era un K catturato. Bello. A memoria non le so perché ce n'era, per ogni stanza ce n'era una di storie diverse. C'era anche quella dell'albero di ciliegio, anche quella era particolare. Delle teste mozzate, bellissime. Ridicolo. Va bene, allora esco da qua e poi ci salutiamo. Precipizio. Qui è dove ti rendo oltre. Ciao gatto, dove stai andando, amore? Va in giro. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede. Comunque, quando mi arriva, poi vi faccio sapere com'è. Perché l'ho ordinato oggi. Incredibile. E quando arriva magari faccio un video, un qualche cosa, vediamo. Se no, mentre stiamo facendo una diretta vi racconto un po'. Tanto io leggo qualsiasi cosa ultimamente. Oh, perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre. Comunque Mimir ha una testa particolare, Magnifico. Come mi piace questo posto. Ho interessanti informazioni su alcuni yokai. Il K tra questi. E sapere che questo non era uno di quelli più pericolosi. Probabilmente mi curisce abbastanza. Non il K è quello un po' più tranquillo. Come lo usi? Poi, oddio. Direi di dare per esempio, se vai a. Le sfide di non sono mai facili come aspetta, fai parlarmi Mir, se no mi confondo. Ok. Se vai a pensare, per esempio, al Tanuki. Ci sono alcune delle leggende che dicono che era buono, si trasformava solo in oggetti e queste cose qua. Ma se tu vai a vedere alcune leggende di altre parti del Giappone, dicono che praticamente uccidevano anche. Quindi sì, ci sono delle leggende che cambiano un po' da paese a paese. Come un po' quelle che abbiamo noi alla fine. Va bene, comunque io adesso salvo la nostra bella partita, lo faccio vedere in diretta che salvo. Dipende, alcuni sono molto pericolosi mentre altri sono come dei predoni. Sì, però dipende anche secondo me, o comunque da quello che ho letto, in quale zona, perché appunto il tanuki, o in quale epoca, perché il tanuki ha cambiato storia in epoche diverse, se non sbaglio. Mi rinformerò bene e ti farò sapere, ma comunque sono cose molto interessanti. Comunque, visto che abbiamo finito il nostro tempo per oggi, io vi ricordo che ci sono il venerdì, se mi vedete online, con The Witcher 3, l'abbiamo iniziato. Per il momento non ho niente da dire perché l'ho appena iniziato,
So che è lungo, quello sicuramente, però vorrei godermelo il più possibile. Se riuscite a farmi compagnia anche venerdì, sono contenta, nel senso che almeno parliamo e ci divertiamo un po' anche così. Intanto vi ringrazio per la chiacchierata, la compagnia, e vi auguro buonanotte.